balla, sì, dai balla balla, la panchina della Fiorentina. Stefano Pioli è sempre più in bilico dopo la terrificante, triste prestazione che ha poi visto la sconfitta interna dei Viola col Frosinone, e se nelle ultime settimane regnava sovrana una sorta di reticenza sul praticamente certo futuro del tecnico, anche per salvaguardare il già precario equilibrio psicologico dello spogliatoio in vista della Coppa, una sorta di noi, voi, tutti, sanno, ma preferiscono non dire, dopo la sconfitta coi ciociari, stop al silenzio. Ma idea fu più sbagliata. Ad aggiungere infatti ulteriore benzina sul fuoco, a poche ore di distanza dal termine della gara, un comunicato della società sulla pagina ufficiale che forse, anzi, che sicuramente sarebbe stato meglio non fosse mai uscito. L'acqua si beve per dissetare. A seguito della brutta sconfitta, recita la nota, la proprietà si riunirà nelle prossime 48 ore per analizzare la situazione e capire le adeguate misure da prendere in vista degli impegni nell'ultima parte di stagione. Insomma, se l'intento era quello di agitare gli animi e soprattutto sbagliare il tempo e il modo nella comunicazione, come sempre, almeno negli ultimi anni, la società Viola non ha perso l'attimo. 24 ore dopo, arrivata anche dopo un summit a Milano, la decisione in via ufficiosa, un incontro tra i fratelli della Valle che ha visto inoltre la presenza del presidente esecutivo Cognini e del DG Pantaleo Corvino per decidere il futuro della panchina gigliata. Il responso della riunione speciale è che almeno per adesso si proseguirà con Stefano Pioli. Concessa dunque all'allenatore parmigiano un'altra occasione, ma se contro il Bologna la Fiorentina non dovesse vincere o più in generale non dimostrare un certo passo in avanti che la proprietà si aspetta, ecco che l'opzione che porta all'esonero potrebbe nuovamente riaprirsi. Per quanto riguarda invece l'ipotesi di mandare la squadra in ritiro fino alla gara di domenica al Franchi, la decisione definitiva verrà presa soltanto nel pomeriggio di martedì, dopo un confronto con i giocatori.